Ora, non siamo in diretta, ma siamo in differita perché purtroppo con la La connessione, connessione. insomma, non è stato semplice, non è semplice. Comunque, benvenuti nel nostro tour del Porlezese, qui benvenuti al Borgo Dipinto di Claino. Questo è il centro di questo Guarda, borgo. Shura, buongiorno intanto, buongiorno, guarda che ben ritrovato. meraviglia anche queste corti. Guarda, ci sono dipinti anche le occhi all'interno. Ci Riesci a sono, guardare? sì, Ah, come vedi no? qua, anche di qua lo puoi Facciamo vedere. vedere tutto perché adesso siamo registrati, quindi come potete vedere, ecco, è un borgo meravigliosamente bello Attenzione. che è rimasto ancorato assolutamente al suo passato, dove ci sono anche sui muri delle case i mestieri di una volta. Bellissimo, sì, i mestieri, la rotina, il La rotina macellaio, che è al muleta, un muletto. Noi mulet, diciamo sì, un eccolo muleta perché. qua, perfetto. Borgo dipinto, davvero, ecco perché si chiama. Ah, Ah, ecco, e sì. l'hai visto la stalla? La stalla, Bellissimo. questa è la stalla, come potete vedere, guardate, molto bello, bovini in stalla, assolutamente sì. Ecco, ed è tutto così, Claino, Claino che si trova Dentro ci sopra sono le oche, Porlezza, ci dentro ci sono sono anche le le oche. oche là sull'altro muro, e questo è il macellaio, vero Shura? Ecco, Certo, ma nota c'è anche il macellaio, cioè il non macellaio. solo la macelleria, ma anche il macellaio. Esattamente, c'è anche il macellaio, come potete vedere, eccolo qua, È dipinto. molto simpatica Molto questa. molto bello. E poi se andiamo avanti, anche da questa parte, ci sono paesaggio a Paese, colori, esatto, esattamente. sembrano foto d'epoca, migranti, guarda questa. Esattamente. E questo Se scendiamo. Ok, perfetto. E questo è Claino, ripeto, piccolo borgo arroccato tra Val d'Intelvi e Porlezese, dove purtroppo la connessione fa un po' le bizze e abbiamo dovuto registrarlo. Ma c'è anche l'osteria. C'è Oh, anche un'osteria, l'osteria del c'è anche, Cin. se tu guardi, c'è anche un È un cane. cane, esattamente. Ecco, come vedete, è tutto così. Ed è un paese, guardate, dove ogni luogo, ogni via, ogni angolo di casa, giusto Shura, Sì, è certo. dipinto, vedete, con spiegazioni. E da qui il termine di borgo dipinto. Dipinto. Ok. C'è sempre qualcosa. Abbiamo visto, però forse quando hai tentato di connetterti, che anche i quadri, poi la pittura veniva ripresa sulle case. Esattamente, ah, ecco esattamente, proprio così. Ecco qua, ce n'è un altro anche qui, le capre ai monti, insomma, e in ogni punto c'è anche la spiegazione, tra l'altro. Ed è comunque un borgo pittoresco. Molto, 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 Borgo esattamente. medievale, Sembra che il oltretutto. tempo si sia fermato Esatto. rispetto alla frenesia della vita quotidiana cittadina. Qui sembra davvero di essere quasi in un altro mondo. In realtà poi non siamo così tanti distanti. Ecco, questa è la targa che dice qui Claino, perché qui siamo a Claino, mentre Esatto. scendendo di qui, Ornella, si arriva Arriviamo a Osteno. Osteno rimane sotto, quindi la rimane frazione Lago. sulla, esatto, sulla riva, e qua rimane più. Ecco, vedete, ce ne sono ancora di quadri, di dipinti, insomma, ecco perché l'hanno chiamato appunto il Borgo Dipinto. San Giuseppe con il bambino, in Bambino. questo caso, e arriviamo nella piccola piazzetta. Ok. Ma anche qua, anche se rimane aperto, non è più nel borgo, continuano a esserci dipinti. Esattamente, dipinti ce ne sono da tutte le Sì, parti. anche l'avevamo visti anche Ecco, nel. poi questo è il quadro proprio del paese. Tra l'altro ho visto che ha fatto un ottimo lavoro il comune di Claino, perché c'è anche il QR code, come potete vedere qua, e con il QR code potete inquadrare e ovviamente avere nel dettaglio tutto quello che c'è. Ecco, questo è in estrema sintesi il borgo proprio di Claino, come potete vedere. C'è anche il bar, insomma, non manca nulla sostanzialmente. E poi c'è anche una bella vista, Shura, perché da Certo, qui, andiamo anche a vedere esatto, da qui si ammira la il zona lago. sottostante, che è il lago del Ceresio, il lago di Porlezza, sotto di noi. Ecco, perché siamo proprio nel verde, esattamente, come potete vedere. Ah, Vedi, ce vedi che ci sono anche n'è. qua. Ah, ci sono anche lì. Sì, insomma, da qualsiasi Dappertutto. parte tu ti giri, trovi un dipinto. Ce n'è anche qua, come potete vedere. Bello, davvero molto bello e assolutamente suggestivo. Sotto di noi, come dicevamo, ecco anche su questa casa. Anche sulle altre case ce ne sono, e qua sotto di noi, dicevamo, c'è il
il lago di Porlezza. Quindi uno scenario assolutamente unico, merita assolutamente, sì, come merita il lago quello del Piano. Quello che abbiamo visitato prima, anche questo merita. A volte abbiamo i posti vicini e non li conosciamo. Eh sì, perché questo è un piccolo gioiellino davvero che abbiamo avuto modo già di vedere, e questa volta, grazie ancora alla nostra Shura che è con noi questa mattina, cerchiamo di farvelo rivedere, anche perché poi ragazzi siamo in mezzo al verde, come potete vedere, montagne, passeggiate da tutte le parti, ecco qua sopra. Quella che a vedete. A volte non si sa dove andare. È la Val d'Intelvi, qua sopra c'è Ramponio e la Val d'Intelvi. A volte non si sa dove andare e abbiamo dei posti vicini da poter visitare che meritano. Assolutamente. Meritano veramente. Va bene, questo è un piccolo antipasto di quello che è il borgo. Ce ne avremo altri, però abbiamo dovuto registrarvelo perché purtroppo oggi con la connessione qui a Claino non siamo stati fortunati, ma anche ieri a Peglio, non so, insomma va bene, sono posti belli ma... Ma è difficile, anche perché rimane chiuso, se noi entriamo rimane chiuso un po' e... Allora, più tardi andiamo in Val d'Intelvi, andiamo a Cerano, quindi vi aspettiamo tra poco in diretta sperando di non aver più questi problemi, ma intanto, ripeto, l'ultima immagine con il lago di Porlezza, il lago del Ceresio, insomma, meglio sotto di noi. Davanti là c'è Oria e Valsolda. Porlezza è qui più spostata sulla destra, mentre queste sono appunto tutte le case, i borghi, il borgo dipinto di Claino con Oste, no? Ecco, chiudiamo facendovi vedere questo ultimo dipinto che è qua proprio in piazza, che è quello della fontana di una cascata. Eccolo qua, lo vedete. Bellissimo davvero, molto molto suggestivo.